Non ci siamo mai dati per vinti, abbiamo sempre cercato di portare avanti con tutti gli interlocutori politici e le istituzioni un diritto sacrosanto per tutte le libere professioni, diritto alla tutela della salute. Questo disegno di legge, che noi ci appresteremo, spero a brevissimo, ad approvare, sia la dimostrazione di come forze politiche diverse, di maggioranza e di opposizione, possano collaborare per conseguire un traguardo che sia utile a tutti gli italiani. Buongiorno, sono Roberto Cassata, sono il marito di Anna Imbrucè, scomparsa il 23 di ottobre di quest'anno, e, diciamo, anche a causa del suo lavoro, professione o mestiere, che dir si voglia, come lo vogliamo chiamare. Dico questo perché lancio questo messaggio per due motivi: affinché si sensibilizzino chi di dovere, cioè dire chi ha in mano gli strumenti per essere sensibilizzato in maniera tale che non succeda più quello che è successo a mia moglie. Oggi è una giornata storica per tutti i liberi professionisti italiani. Oggi, grazie all'impegno di ciascuno di noi, grazie all'impegno di Fratelli d'Italia, grazie alla volontà di Giorgia Meloni, che ha deciso di dedicare tutta la dotazione finanziaria che aveva a disposizione per le libere professioni italiane, grazie a noi, grazie a Fratelli d'Italia, dopo 20 anni di battaglie delle associazioni sindacali, di categoria, delle casse di previdenza, i liberi professionisti hanno riconosciuto il diritto alla salute. Volevo che Loredana dicesse due parole per ricordare il nome della vostra collega. Comincio dal nome: Anna Imbrucè, la collega che sono convinta non essere stata la prima e sicuramente non sarà l'ultima. Probabilmente sarà l'ultima che ricorderemo per non avere potuto fruire di quella norma che oggi, grazie a Marco Cucchi, grazie alla storia di NC e grazie, lo dico veramente ad alta voce, a tutto l'impegno di Andrea De Bertoldi, oggi è una realtà. Obiettivi importanti possono essere raggiunti. Spesso siamo presi dallo sconforto, no? Diciamo, purtroppo non riusciamo a ottenere niente. No, questa è la dimostrazione che ci sono anche politici, legislatori che ascoltano, che si fanno carico delle istanze, naturalmente se le condividono perché di buon senso, e se queste istanze chiaramente vengono costantemente sollecitate con un ritrovato rapporto veramente tra politica, associazioni, istituzioni, questa sinergia, questa collaborazione può far nascere ancora tante cose importanti a favore del settore delle professioni, a favore dei commercialisti, ma ripeto anche a favore di tutto il sistema paese. Questo, a mio modo di vedere, è l'approccio giusto che la nostra categoria deve avere, una sana lobby che non deve mai cessare, deve essere costante, non asfissiante, ma comunque far capire la bontà delle nostre proposte e cercare di essere sempre più maggiormente coinvolti nei processi decisionali del paese, chiaramente attraverso anche la partecipazione a tavoli. Dobbiamo continuare su questo percorso, cercare di migliorare quello che è stato un risultato della DDL malattia e quindi estendere anche ad altri adempimenti come quelli previdenziali e contributivi, le coperture del DDL malattia, creare altre situazioni per risolvere dei problemi come quello delle sanzioni indirette dei professionisti, quindi continuare in questo confronto che possa poi portare la politica a dare delle risposte. Ovviamente io mi impegno per me in primis, per il mio partito che è Fratelli d'Italia, ma mi impegnerò anche a farlo coinvolgendo il più possibile la politica, quindi anche altre forze politiche, perché su questi temi di interesse comune bisognerebbe davvero che i politici e la politica dessero delle risposte condivise.